a tutti ragazzi, io sono Lego Master. Oggi siamo tornati con un nuovo tutorial dove vi andrò a spiegare come pubblicare i video su YouTube. Allora, innanzitutto, prima di pubblicare un video su YouTube dovrete averlo editato e pubblicato, cioè è esportato nella vostra cartella dove esportate i video. Una volta che avete fatto questo, vi basterà andare su YouTube, cliccare o qua crea e fare o carica video o trasmettere al vivo se volete fare una live. Però vi consiglio di andare sulla vostra immagine, fare il tuo canale. Adesso vi andrà qui sul vostro canale. Potete fare da qui sempre carica video o trasmettere al vivo, oppure fare gestisci video e vi andrà su YouTube Studio. Se magari si carica. Ok. Una volta che siete su YouTube Studio potrete vedere o potete vedere o le vostre analytics gli analytics dei video, oppure state qui su video, fate crea, trasmetti dal vivo se volete fare una live, ma non è questo qua il momento. Quindi tornate indietro, ok, fate sempre crea, carica video, seleziona file, andate nella vostra cartella di output, cliccate il video che volete pubblicare e vi dirà di mettere il titolo, che lo dovete mettere per forza, se no non potete caricare il video. Io metto Giovanni così. Ok, qui invece potete descrivere il video agli spettatori, quindi mettere la descrizione del video. Se volete, qui potete o mettere una miniatura vostra, quindi che avete creato voi, oppure qui, dopo che il video si sarà caricato, quindi qua sotto, caricamento, vi compariranno delle miniature fatte da YouTube, che voi se volete potete mettere. Però sono sempre brutte quelle che mette YouTube. Quindi, per mettere una miniatura vi basterà fare qui, al posto della miniatura, ci sarà carica miniatura. Vi andrà su questa cartella, voi fate download perché l'avete scaricata da internet, cliccate la miniatura che volete mettere, fate apri e vi metterà la miniatura. Poi se volete qui potete selezionare la playlist, se non ce l'avete potete crearla, ma io non la creo. Poi qui dovrete mettere se questo video è destinato ai bambini oppure no. Se mettete che è destinato ai bambini, non potete mettere nel video gli annunci, quindi le pubblicità. YouTube non manderà le notifiche. E i video verranno consigliati con maggiore probabilità accanto ad altri video per bambini. E in più non avrete i commenti, quindi le persone non potranno commentare il vostro video. Invece se mettete che non è destinato ai bambini, avrete tutto. Poi, qui potete inserire delle promozioni a pagamento, quindi fate così. Quindi per esempio spiegato un gioco e le persone che hanno fatto quel gioco vi dicono: ciao, puoi parlare nel tuo video di questo gioco? Se volete, lo accettate, se no no. Quindi se lo accettate fate qui poi dopo. Poi qui potete mettere la lingua del video, quindi non applicabile, io metto di solito. Qua, questo qui non lo fate, lasciate nessuna.
Poi qui potete mettere, se volete, la data di registrazione. Io questo video lo sto registrando l'8 novembre. E lo voglio, però facciamo finta che lo sto registrando il 5 novembre. Qui potete mettere la località del video, quindi dove avete registrato il video. Per esempio, Capri, boh, così, a caso. Fate così e ci sarà. Questa qui non la toccate perché sennò fate dei casini. YouTube ve la mette in automatico questa cosa qui, e se no poi possono succedere delle cose inaspettate sul vostro canale. Poi qui potete mettere la categoria di questo video, quindi che ne so, persone, videogiochi e cose varie. Qui potete consentire tutti i commenti se volete, oppure disattivarli. Oppure fare altre cose. Questa qui non l'ho toccata perché non serve a niente. E qui potrete decidere se volete che nel video verrà visualizzati quante persone hanno messo mi piace o non mi piace a questo video. Ok, detto questo, passiamo alla seconda schermata. La seconda schermata, come potete vedere, non la potete ancora fare, perché dovete aspettare che il video innanzitutto si sarà caricato, quindi qua sotto caricamento deve essere al 100%, e dovete aspettare anche che l'elaborazione in versione SD sia stata finita, e poi potete fare queste cose qua. Però comunque dopo che si è fatta la che è stata elaborata la l'SD, potete mettere queste cose qua. Comunque dopo lo facciamo insieme. Qua innanzitutto dopo, cioè mentre aspettate che si finisce il caricamento, potete passare direttamente qui a visibilità, e qui potete fare o cliccare qui e quindi salvate il video, però non vi consiglio di salvarlo. Oppure lo potete mettere privato se lo volete vedere solo voi. Non in elenco significa che il video non verrà visualizzato insieme agli altri video del tuo canale. Oppure pubblico, se tutti possono vedere questo video. Io metto pubblico. Se volete, potete anche mettere la premiere. Quindi questo video, che ne so, viene pubblicato adesso, però volete che il video venga, nel senso, quando voi mettete la premiere, tu, cioè quindi io e gli spettatori, possiamo guardarlo insieme il video. Contemporaneamente, come le live sostanzialmente. Poi se per caso non avete tempo adesso di pubblicarlo subito, potete fare programmazione, scegliere la data in cui verrà pubblicato il video, per esempio 26 novembre, e anche l'orario, perché sennò YouTube vi mette sempre mezzanotte e 15, che ne sono 13 e 5 e 15. Anche qui potete metterla come premiere se volete. Questa parte qui basta che la leggete una volta, perché alla fine non serve a niente. E niente, dopodiché, dopo che avete fatto tutte queste cose qui, o se l'avete programmato, basta che fate programma. Se invece lo volete pubblicare subito, basta che fate pubblica. Ok, adesso direi che ci vediamo appena è finito il caricamento. Ok, la versione in SD è stata completata. Adesso sta elaborando la versione in HD. Dopo che la versione in SD sarà completa, potete mettere queste cose qua. Quindi la schermata finale, fate aggiungi,
Io di solito metto o un video e un iscriviti e poi aggiungo un elemento in più. Quindi faccio così, clicco qua sul video, faccio scegli un video specifico e adesso qui vi compariranno tutti i video che voi avrete fatto. Per esempio, vedi, ci sono questi qua. Ne scegliete il video, scegliete il video che volete e andrà e vi si metterà qua. Poi fate, se volete mettere due video, potete fare più elemento e fate video. Anche qui fate sempre scegli un video specifico. Si carica magari. Ok, scegli un video specifico. Ok. Va bene. Ho sbagliato. Comunque, vabbè, poi scegliete magari un altro video. Ok, adesso, ok, vedete qui, c'è il secondo video. Lo potete spostare dove volete, qui, ovunque. E poi fate salva. Adesso vi salva tutte le modifiche al video. Aspettiamo che finisce. Ok. E poi se volete potete aggiungere delle schede. Se volete aggiungerle fate aggiungi video. Per esempio, voglio mettere questo, no? Ok. Qui potete mettere un messaggio personalizzato, per esempio andate a vedere il video. A vederlo. Ok, e poi fate salva ovviamente. Dopo che avete fatto questo, aspettate qui, elaborazione terminata, andate su visibilità e fate pubblica. Io adesso non lo faccio perché sennò non pubblico un altro video che già ho pubblicato. Quindi direi che questo video può finire qua. Ditemi se questo tutorial vi è stato utile. Iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e tutti gli altri video. Attivate la campanella per non perdervi nessun video e condividete il video a tutti i vostri amici che hanno un canale YouTube e non sanno come pubblicare i video magari, perché hanno appena aperto il loro canale. Quindi, da Lego Master è tutto e ci vediamo con un prossimo video. Ciao!